Sul Vangelo degli emarginati si gioca, si scopre e si rivela la nostra credibilità. Le parole che chiudono l'omelia di Papa Francesco nella messa per i 20 nuovi cardinali celebrata in San Pietro sono il sigillo di una riflessione intensa sul brano evangelico della guarigione del lebbroso da parte di Gesù. Emarginazione e integrazione sono i due concetti che disegnano la rivoluzione di Cristo. Con la logica dell'amore, egli scardina la paura, cura il malato e lo reintegra nella famiglia di Dio, scandalizzando. Di fronte ci sono due logiche di pensiero e di fede, la paura di perdere i salvati e il desiderio di salvare i perduti. Logiche che percorrono, afferma il Papa, tutta la storia della Chiesa. La strada è sempre quella della misericordia e dell'integrazione, che non significa sottovalutare i pericoli, ma sanare le ferite del peccato, cercare i lontani, nelle periferie. La carità non può essere neutra, tiepida, ma contagia, rischia e coinvolge. È creativa perché trova il linguaggio giusto per comunicare con gli inguaribili e gli intoccabili, un linguaggio affettivo con il quale si possono compiere molte guarigioni. La totale disponibilità nel servire gli altri, dice il Papa rivolgendosi ai cardinali, è il nostro segno distintivo, è l'unico nostro titolo di onore, allontanando la tentazione dell'isolamento di una casta che non ha nulla di ecclesiale. Vi esorto a servire Gesù crocifisso in ogni persona emarginata, per qualsiasi motivo, a vedere il Signore in ogni persona esclusa che ha fame, che ha sete, che è nuda, il Signore che è presente anche in coloro che hanno perso la fede o che si sono allontanati dal vivere la propria fede o che si dichiarano atei. Il Signore che è in carcere, che è ammalato, che non ha lavoro, che è perseguitato. Il Signore che è nel lebbroso, nel corpo o dell'anima, che è discriminato. Non scopriamo il Signore se non accogliamo in modo autentico l'emarginato.